Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho un pensiero da esporre e vorrei che voi scriveste nei commenti subito qua sotto se queste mie idee, questi miei pensieri, queste mie supposizioni, magari basate su poco, sicuramente non a livello scientifico studiato, ma forse a livello scientifico pensato sicuramente. È questo che volevo dirvi. È diversi giorni, settimane, ma anche mesi, mi rifrulla una domanda in testa, che è la seguente: ma come fa la gente che vive in strada a morire dal freddo? Vi spiego meglio. Cioè, per morire dal freddo, una tesi può essere che c'è un'escursione termica, credo che si definisca escursione termica, che passi, che ne so, alle 10, alle 11 di sera siamo a più 20, 22 gradi, alle 2, alle 3 di notte a meno 30 gradi, che uno va a letto con un paio di pantaloncini e una maglietta, quindi nel sonno non si accorge dell'escursione termica e passi dal sonno alla morte. Però anche qui è un po' strano, perché comunque il freddo, almeno a me, e credo ci siano altre persone a cui fa questo effetto, cioè ti sveglia. Anche se dormi, che io ho dormito, adesso quando veni qua a Milano a fine febbraio faceva freddo, non avevo il sacco a pelo, andavo a dormire, però dopo un'ora mi svegliavo dal freddo, capito? Quindi, cioè, questa gente non si sveglia, premettendo che esista un'escursione termica così. Naturalmente sto parlando del paese Italia. Punto primo. Punto secondo, qualcuno potrebbe dire, sì vabbè, ma questa gente magari beve tanto, beve alcol. D'accordo, allora premettiamo che in Italia faccia meno 20 gradi, facciamo così. Ma tu che fai, bevi 24 ore al giorno per 7 giorni? Voi direte, che senso? Uno beve la sera. No, nel senso che, ok, tu bevi la sera, ma al giorno, la mattina e pomeriggio sarai coperto, no? Perché se tu la mattina e il pomeriggio non bevi, per farvi un esempio, comunque sia un giubbotto ce l'avrai. No, se no comunque, tra virgolette, moriresti dal freddo non la notte, ma il giorno. Ma non, anche lì non moriresti dal freddo, perché comunque automaticamente ti verrebbe da fare la richiesta, mi scusi, ho freddo, ah, mica un cappotto. Poi, tra parentesi, ci sono le varie associazioni di beneficenza che una copertina te la danno. C'è quello che ti vede in giro, che sei tutto con le labbra viola, che tremi, qualcosina te la dà. Quindi questa storia del fatto che uno muoia e di freddo non mi convince, anche perché un articolo ho letto un articolo solo, dice che per morire dal freddo comunque ci vogliano delle ore, quindi loro dicevano, mi sembra, insomma, diverse ore, non dico un giorno, ma diverse ore ci vogliono, se non un giorno, invece ci vuole anche un po' di più. Poi terzo punto, cioè tu non hai un automatismo ce l'avrai sempre, no? Voi che dite? Un automatismo personale per salvarvi la vita ce l'avrete. Si ritorna al discorso dell'alcol, ho capito, ma non è che tu bevi 24 ore al giorno per 7 giorni su 7, quando bevi in queste 24 ore sempre a giro maglietta e boxer, poi smetti di bere quando vai a letto e la mattina non ti svegli più sei morto. Cioè, mi sembra un po' assurdo, capito? Questo per dirvi che non vorrei avallare tesi complottistiche o robe strane, però secondo me, quando sento dire, personalmente, parlo di me stesso, che una persona è morta di freddo per strada, bah, io faccio un po' sto sguardo così. Ok, questo è quanto, ditemi il vostro pensiero su questo discorso, o che altro dire? Sospettate che questa gente abbia delle malattie particolari, che non si accorge proprio del freddo e nessuno che gli sta intorno si accorge che loro hanno freddo, in Italia, ovunque, tralasciando il discorso che uno vada a vivere in un bosco, alla così come va, con i famosi boxer, magliette a maniche corte e basta, magari calzini. Ciao.